Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del mio spazio vlog, dove andremo a scoprire le funzionalità dello scanner Epson Perfection Photo V550. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se volete farlo crescere e se gli argomenti che porto all'interno di Photo Discovering e del mio spazio vlog sono di vostro gradimento. Ma ora iniziamo a scoprire questo scanner utile sia per le pellicole 35 mm che 120 mm. Oltre che per le diapositive, uno scanner con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimale, costruito con dei buoni materiali e capace di acquisire le pellicole con dei tempi più che accettabili. Come vedete sul frontale abbiamo questi comandi rapidi che permettono l'acquisizione di immagini e negativi. Qui sotto troviamo il tasto per l'accensione. Il LED luminoso ci indica appunto che lo scanner è pronto per acquisire immagini. L'apertura risulta alquanto agevole grazie a questa maniglietta a scomparsa inserita nello chassis. La parte inferiore dello scanner è formata da un vetro che ci permette l'acquisizione di immagini e negativi, mentre nella parte superiore abbiamo questa copertura qui che ci permette intanto di proteggere il secondo vetro che ci permette di acquisire i negativi ed in più di acquisire immagini positive come ad esempio stampe fotografiche. La copertura è molto semplice da togliere grazie a questa maniglia in questo modo. Per pulire le due superfici in vetro potete usare un semplice panno antistatico oppure una pompetta che con molta probabilità già utilizzate per la pulizia dei vostri obiettivi. Io personalmente utilizzo il panno antistatico sia per la pulizia delle due superfici in vetro che dei negativi o delle stampe che dovrò acquisire. All'interno della confezione dello scanner troviamo due mascherine utili per l'inserimento delle pellicole sia 120 mm che 35 mm. In questo caso stiamo vedendo la mascherina che ci consente di inserire pellicole 120 mm, mentre questa è la mascherina dedicata ai 35 mm e alle diapositive. Andremo ad utilizzare questa mascherina per testare il nostro scanner con pellicole 35 mm sia bianco e nero che colore. Bene, ora ci prendiamo questa pellicola in bianco e nero che è una Kodak Trix 400 e andiamo a posizionarla all'interno della nostra mascherina. Uso un panno antistatico per la pulizia, una sola passata, questo per ricordare che una passata pulisce due passate risporcano, quindi attenetevi se utilizzate questo metodo a passare una sola volta il panno antistatico sulla pellicola. Rimuoviamo la mascherina anteriore, inseriamo in uno di questi due alloggi la nostra pellicola in questo modo e reinseriamo la mascherina superiore che bloccherà la pellicola in quest'altro modo. Ovviamente il procedimento sarà lo stesso per quanto riguarda le pellicole a colori, sempre facendo attenzione ad inserire la pellicola con l'emulsione rivolta verso il basso. Per intenderci, l'emulsione è la parte più opaca della pellicola. Ma ora andiamo a vedere come scansionare la pellicola all'interno del nostro scanner attraverso l'utilizzo del computer. In questo caso io utilizzerò un iMac. Allora, ora andiamo ad inserire la nostra maschera con il nostro negativo inserito al suo interno, facendo attenzione di far combaciare questa aletta, come vedete, con la lettera A inserita. Anche l'altra mascherina avrà una lettera ed una aletta dedicata all'interno della parte combaciante che si trova qui sul laterale del nostro scanner. Quindi facciamo in questo modo, facciamo combaciare l'aletta con il suo inserimento e abbiamo posizionato la mascherina in maniera corretta. Dopodiché andiamo ad abbassare la parte superiore dello scanner e procediamo col collegamento al computer e quindi con il software dedicato per la scansione del nostro negativo. Pronti per aprire il nostro software per la scansione, eccolo qui, Epson Scan. Una volta avviato l'Epson Scan, come potete probabilmente sentire,
Allora, una volta che si è aperta la nostra schermata, scegliamo la modalità tra automatico, principiante, office e professionale. Io scelgo questa, modo professionale, e andrò a fare gli altri settaggi utili per la scansione della pellicola. Quindi verifichiamo il settaggio appunto opaco pellicola, in questo caso stiamo scannerizzando una pellicola, poi abbiamo il tipo di pellicola e in questo caso una pellicola negativa a colori. Quindi il tipo di immagine non sarà un colori ma sarà un grigio, andate a scegliere solitamente il 16 bit per un discorso di profondità. La risoluzione la potete settare tranquillamente a 4800 dpi, sebbene poi abbiamo anche varie altre grandezze inferiori o superiori, e per quanto riguarda dimensioni e scala li manteniamo 100% e le dimensioni originarie. Per il momento andiamo a cliccare su anteprima e abbastanza velocemente lo scanner ci regalerà l'anteprima della pellicola che abbiamo inserito. Ovviamente posso andare a girare per prima cosa le nostre anteprime e selezionandole con clic e shift sulla tastiera del Mac posso appunto girarle, ecco, in questo modo grazie a questo pulsante, e selezionandone una ad una posso visualizzarla nel dettaglio grazie a quest'altro pulsante. Ovviamente riprendendo la schermata di prima posso andare a visualizzare delle piccole modifiche da poter fare già prima di arrivare alla scansione, come ad esempio la regolazione degli istogrammi, la correzione del tono e la regolazione dell'immagine. Ad esempio potrò dare più contrasto o meno contrasto, potrò correggere la curva e regolare nel dettaglio l'istogramma. Una volta che abbiamo definito le nostre prime regolazioni, procederò con altre regolazioni per la scansione. Quindi, ad esempio, se applicare o meno una maschera di contrasto, in questo caso non l'applicherò perché la pellicola che sto utilizzando ha già un buon contrasto di suo. Potrò decidere se ridurre la grana o meno. Potrò operare attraverso il software una rimozione della polvere. E poi abbiamo anche altre regolazioni come il ripristino colore o correzione retroilluminazione, che in questo caso non vado a toccare. Quindi una volta finite anche queste regolazioni tornerò alla miniatura scelta e procederò all'acquisizione dell'immagine in questo modo. Sceglierò dove salvare, il prefisso iniziale o numerazione dell'immagine, il tipo di formato dell'immagine, JPEG, TIFF, via discorrendo, ed altre regolazioni per poi andare a cliccare OK e procedere all'acquisizione. Partita la scansione in corso, mi dà un tempo rimanente 9 minuti che comunque sia andrà ad essere inferiore, anche perché sto scansionando solo un'immagine di tutto il negativo ed anche perché questo Epson V550 Photo Perfection devo dire che è abbastanza veloce nell'acquisizione dell'immagine con gli elementi che abbiamo verificato e settato. L'immagine che avrò scansionato la ritrovo all'interno della mia cartella scan che avevo settato inizialmente e potrò verificarla ed aprirla da subito o attraverso un software di post produzione. Io ad esempio utilizzo Photoshop. Ecco l'immagine che come vedete risulta abbastanza pulita da granelli di polvere, non necessitava come vi dicevo di una grossa maschera di contrasto, anzi, e posso dire che la scansione è alquanto soddisfacente. Se dovessi fare altre regolazioni lo posso fare direttamente da Camera Raw oppure aprendo direttamente il file su Photoshop per poi salvarlo. Passiamo quindi ora a vedere come procedere con la scansione della pellicola a colori. Bene, ora procediamo con la scansione della pellicola a colori. Quindi dobbiamo ovviamente andare a verificare sempre il tipo di documento e il tipo di pellicola, che in questo caso deve essere una pellicola a colori negativa. Per quanto riguarda il tipo di immagine andremo a dargli un 48 bit a colori e lasciamo dimensione documento, risoluzione e scala come prima. Procediamo quindi all'anteprima.
Svolta l'anteprima, mi seleziono le mie miniature, come ho fatto prima, le vado a ruotare, dopodiché vado a decidere quella che preferisco lavorare in questo caso. Scelgo la numero 3, mi deseleziono tutte le altre e entro nella visione totale della numero 3. Oltre a ruotare il quadro, posso logicamente andare a specchiarlo. Questa sarebbe la visione corretta della fotografia che ho scattato. Quindi potrei regolare la mia immagine, anche in questo caso con le regolazioni subito da qui, ma per ora verificherò solamente se inserire una maschera di contrasto, in questo caso la metterò con un valore bassa, se inserire una riduzione grana, anche in questo caso bassa, se dare una rimozione polvere ed in questo caso ho selezionato media, dopodiché riporterò come prima le dimensioni della visione di preview e procederò all'acquisizione, anche in questo caso, della mia pellicola. Finita la scansione, vado a prendermi l'immagine scansionata e la vado ad aprire come prima in Photoshop. In questo caso un pochino di polvere è visibile, quindi ne approfitto per regolare intanto un pochino l'immagine e, una volta aperto in Photoshop, per farvi vedere come rimuovere questi piccoli pezzettini di polvere che si notano sulla fotografia scansionata. Prendo lo strumento pennello correttivo al volo e, facendo un pochino attenzione nel passarlo, vado a rimuovere i pezzettini di polvere che si notano. Per le parti un pochino più difficoltose da aggiustare posso prendere lo strumento toppa. Strumento un pochino più agevole in alcuni casi. Una volta tolti i segnetti di polvere, quindi abbiamo finito con la lavorazione della nostra immagine che andremo a salvare nella cartella che gli avremo dedicato. Quindi credo di avervi fatto vedere un pochino tutto riguardo la scansione sia di una pellicola a colori che di una in bianco e nero e quindi ci vediamo fra pochissimo con i saluti. Allora, questa puntata del mio spazio vlog finisce qui. Io vi ringrazio per averla vista e vi ricordo di iscrivervi al canale. Se la puntata vi è piaciuta, di mettere un like e condividere. Ciao e alla prossima puntata!